Rallegriamoci tutti nel Signore, in questa solennità di tutti i santi. Con noi si allietano gli angeli e lodano il Figlio di Dio. La Chiesa quest'oggi ci invita con l'introito a gioire tutti. Gaudeamus omnes. Dobbiamo realmente gioire tutti perché con una sola festività noi oggi intendiamo celebrare la festa di tutti i santi che sono in cielo. Santi siamo tutti perché santificati nel sangue di nostro Signore Gesù Cristo. Santi peregrinanti su questa terra perché tendiamo alla casa dove esiste e regna il Santo dei Santi, Dio, la fonte prima di tutta la santità. Santi siamo questa terra man mano che noi ci distacchiamo dalle cose di questa terra. Santi perché siamo nutriti da una fede santa, santi perché siamo nutriti dei sacramenti che sono sette fonti di santità che scaturiscono dal cuore di nostro Signor Gesù Cristo come le sette ispirazioni dello Spirito Santo che svegliano i nostri cuori e li spingono alla più grande santità. Ma noi siamo dei santi che possono ancora peccare. Ci sono però dei santi, i santi che sono in cielo, le anime sante che sono nel purgatorio, che sono ormai impeccabili. I primi santi sono nella gioia, i secondi santi sono nel dolore, ma tutte e due nel gaudio eterno, perché i primi già hanno il premio delle loro fatiche e i secondi santi, quelli che sono nel purgatorio, hanno l'amore di Dio, non hanno la disperazione, hanno la certezza di andarlo a vedere. Ed allora la Chiesa, nella sua maternità grande, desidera che noi quest'oggi celebriamo con una festività sola tutti i santi del Paradiso, i santi di cui noi conosciamo i nomi e che sono stati canonizzati dalla Chiesa, vale a dire posti al nostro esempio, quali modelli sicuri da poter seguire nel cammino verso la patria celeste. Gli innumerevoli beati che la Chiesa presenta alla nostra considerazione, gli innumerevoli santi della Chiesa del Silenzio, gli innumerevoli martiri che hanno saputo rendere testimonianza a nostro Signor Gesù Cristo, formando quindi quella lunga litania di santi. Ma la nostra gioia non sarebbe completa se noi non considerassimo i santi delle nostre famiglie, i santi dei nostri amici, i santi che sono appartenuti alla nostra associazione, le anime sante che ci hanno aiutato e ci hanno sostenuto con la preghiera e con i mezzi. Oggi è la loro festa, oggi sono in paradiso e siccome non hanno una festività propria come San Pietro, come San Paolo, come Santa Caterina, e così la Chiesa vuole che anche queste anime abbiano una grande solennità. Ed allora la santità delle anime dei nostri genitori che sono in paradiso, la santità dei nostri fratelli, delle nostre sorelle che hanno già raggiunto il premio eterno, la santità dei bambini che sono andati immediatamente incontro al Re del Cielo e della Terra. Celebriamo questa solennità congratulandoci coi santi che sono canonizzati, congratulandoci coi nostri cari che già sono in paradiso, proprio congratulandoci per le sofferenze che hanno sopportato, per la fede che hanno tenuto ferma, per la pazienza che hanno usato nella nostra educazione, per la pazienza che hanno usato per darci quella posizione che noi oggi abbiamo sulla terra, per quella pazienza che hanno usato nel sopportare i propri e gli altrui difetti. Noi oggi ci congratuliamo con loro. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la ricompensa nei cieli. È una festività densa dei più grandi concetti che ci spingano
a ricercare la beatitudine più grande che noi abbiamo sentito nel canto del Vangelo. È una festività così densa di idee, cordialmente vi invito a rimanere tutta la giornata nel silenzio interiore, nel silenzio del lavoro, nel silenzio della preghiera, nel silenzio di tutte le cose inutili, nel silenzio della fantasia, per poterle convenientemente ad una assaporare. Vivi abbandonato nel cuore di Dio per mezzo di Maria Santissima. In questo amoroso e volenteroso abbandono consiste la tua santità. Beato Luigi Novarese.